Cioè, vai. Vai. Allora, cari amici, questa sera noi faremo un video di estrema importanza. Noi richiamiamo la massima attenzione ai nostri amici, perché quello che noi diremo riguarda gli aspetti autentici della storia politica dell'umanità. Allora, possiamo dire che la storia è quella trattata, quella scritta, si divide sostanzialmente in due gruppi. Il gruppo di quelli che ligi al potere vigente in ogni momento, che è vigente in ogni momento. In quel determinato momento. In quel determinato momento. In cui veniva scritto il libro. Esatto, dicono una serie di cose sulle quali non c'è molto da discutere. Ad esempio che nella seconda guerra di indipendenza 1859 sembra che abbia vinto la coalizione tra Napoleone III, imperatore di Francia, e i Savoia. Ecco, poi ci sono quelli invece che narrano un'altra cosa, narrano in retroscena. No, aspetta, no. Sono tre. Allora, c'è la storiografia ufficiale, quella sì, che studia le dinastie, le battaglie. Più che ufficiale è razionale, razionalista. Diciamo razionalista, pragmatica. Storicista. Ecco. Poi c'è un altro tipo di storia, che studia la storia etnica dei popoli. Vabbè, questo quindi, quello è l'aspetto geopolitico. E quindi studia, per esempio, la storia personale degli individui nel rapporto, diciamo, sociale tra di loro. Questa è la storia francese del Novecento. Esattamente. Che esamina, dal punto di vista storico, le condizioni di vita, cosa importantissima. Esattamente. E quella è il nuovo filone, la storia delle popolazioni. Diciamo esattamente. Così. E quindi tutto quello di stampo più che altro democratico. Poi c'è la storia vera. La storia vera non è vero. Allora, qui ti commento subito. In retroscena della storia, fanno parte della storia. Certo, ma sono, non è, diciamo, la parte vera, apicale, allora, più importante. Leggeremo alcune di queste cose con l'aiuto di uno studio del nostro carissimo amico Enrico Montermini, il quale ovviamente sta scrivendo un libro importantissimo con tutti in retroscena dell'Ottocento e del Novecento. Ma il fatto che tu dici che quella sia la storia vera non è vero, è quello che noi vogliamo affermare adesso. La storia vera è la sommatoria, certo, di tutti gli altri. Allora, cominciamo con un aspetto che pochi conoscono. Questo è un articolo di tale Mieli, che è quello che in Sor Paolo, il quale è un ottimo storico, allievo di De Felice, come storico, come studente della facoltà di storia, della facoltà di lettere e storia, e ramo storia del corso di laurea in storia, di cui noi sappiamo tante cose. Sappiamo tra l'altro che Mieli non è il suo cognome, tanto per dirne una, però lui quando scrive... No, diciamo che si chiamava Merrill. Sì, appunto. Tanto per dirne una. Sì, qualcuno che conosce la storia dei retroscena sa perfettamente cosa significa il nome Merrill. Però è lì il fatto, questo Mieli, ad esempio, in questo articolo con cui presenta un libro importantissimo, I primi patti con la mafia... Ad esempio, questo Merrill, che risponde a certe particolari autorità, non italiane, sicuramente non italiane, e questo Merrill, oltretutto, oltre a controllare il Corriere della Sera e una buona fetta della RAI, questo Mieli, però in questo momento qui, in questo articolo, illustra un libro che è di estrema importanza. Che cosa vuole ottenere Mieli illustrando e presentando questo libro? Vuol far vedere che c'è una certa realtà, che la classe politica attuale in Italia cerca in tutti i modi di negare, cioè degli accordi tra la mafia, cioè la malavita,
Ma infatti, con il potere cosiddetto politico italiano. Vieni. Devo dire che ultimamente, vedendo quella sua trasmissione storica che fa di notte, quando siamo in quattro a vederla. Ma anche cinque, dai. Io non la vedo di cinque. Ma devo dire che alcune cose le ha rettificate rispetto alla storiografia ufficiale. Certo. Quindi bisogna vedere, insomma, su alcuni punti è concorde con il flusso, diciamo, dominante del potere, e con altre finge di non essere d'accordo. Allora, finge di non essere, oppure effettivamente, allora, potrebbe essere. Leggiamo d'accordo. Alcune parti della presentazione di questo libro, perché è molto importante. 800, un saggio di Francesco Benigno, in uscita da Einaudi, ricostruisce i rapporti occulti che la classe dirigente di destra e di sinistra intratteneva con i gruppi dediti ad attività delittuose che già infestavano vaste zone del sud. Per cui, quando oggi noi chiamiamo classe dirigente mafiosa una classe dirigente che tratta direttamente con la mafia, noi la dobbiamo chiamare classe dirigente mafiosa, ma è sempre stata quella. È sempre stata quella, fin dall'inizio dell'Ottocento. È chiaro? E qui spiega perché. Va bene la ripresa? Sì, si sì. Vedono le facce? Sì, sì, perfetto. Allora, l'infiltrazione della piovra negli ingranaggi dello Stato. Ovviamente leggeremo alcune frasi. Io ho sottolineato le frasi più interessanti, e se qualcuno si vuole andare a informare sull'intero libro, ripeto, è un saggio di Francesco Benigno, che è stato che è in edizione, sta uscendo adesso per Einaudi. Leggiamo alcuni punti. È da qui che prende le mosse un saggio di straordinaria importanza scritto da Francesco Benigno, La mala setta, alle origini di mafia e camorra, 1859-1878, che Einaudi si accinge a mandare in libreria. L'importanza del libro di Benigno è data dalla coraggiosa descrizione di come destra e sinistra storica, e quest'ultima forse più ancora della prima, intrattennero rapporti con la malavita organizzata fin dalla fondazione del nostro Stato unitario. Anzi, destra e sinistra quasi incoraggiarono mafia, camorra e altre associazioni banditesche a trasformarsi in quello che sarebbe diventato un secolo dopo la strategia mafio-statale che controlla lo Stato attualmente. Oggi ovviamente noi sappiamo perfettamente che i gruppi politici sono gruppi puramente mafiosi, però non hanno mai l'aspetto positivo della mafia, solo l'aspetto dell'intrigo proprio della mafia e della massoneria, tant'è vero che si parla di massomafia attualmente, quindi oggi la situazione è peggiorata rispetto al passato, ma il principio è lo stesso, che è un principio politico. È un principio di ordine. Il politico che va al governo vuole ordine, non vuole rottura di coglioni, e utilizza tutti i mezzi possibili per farlo. Proseguiamo, perché c'è molto che può indurre i nostri amici a riflettere. Malgrado il nostro paese sia da tutti percepito come la culla di particolarissime associazioni di malavita organizzata, mafia e camorra in primis, la storiografia, afferma Benigno, non ha prestato la giusta attenzione al ruolo cruciale giocato dalla gestione dell'ordine pubblico nel processo difficile e tumultuoso di allargamento della partecipazione politica. La ragione di questa limitata attenzione storiografica per le prassi informali di gestione della pubblica sicurezza deriva in fondo dall'ambiguità della cultura liberale rispetto ai limiti e quindi ai confini della cittadinanza. Vale a dire dal bisogno di costruire un doppio sistema di legalità, attenzione amici, uno di vigore per il cittadino qualificato, maschio, bianco, proprietario e istruito,
e uno per gli esclusi da quel quadro di libertà costituzionali, pur teoricamente valido per tutti. Ora, queste considerazioni sono importantissime, valgono per noi e per i nostri amici, cioè persone che ragionano. Non il valgono, guaio, come dichiarato anche da vari dati demografici, demoscopici e statistici di vario genere, l'Italia è il paese meno alfabetizzato logicamente. Esattamente. Cioè, noi siamo puri analfabeti logici. Esattamente. E quindi non abbiamo capacità, pur sapendo leggere e scrivere, di interpretare e fare di conto, 2 più 2 uguale 4, di interpretare la realtà che ci circonda attraverso la comunicazione, perché la comunicazione in qualunque forma è comunque una simbologia o comunque una percezione di suoni, caratteri condivisi che vanno interpretati, elaborati e poi fatti raffrontati tra di loro per portare poi a una capacità di scelta. Ricordiamo che prima dell'avvento di questa democrazia la analisi logica si faceva alle elementari. Era obbligo. Era alle elementari. Oggi l'hanno tolta persino nelle medie e soprattutto nelle medie superiori. Questo tanto per dire non come stanno caso, le cose. Non come questi signori vanno avanti. Se oggi c'è in piedi la logica transgender è perché circa 50 anni fa hanno eliminato l'analisi logica dallo studio della grammatica, va bene, nelle scuole elementari, cari signori. Sono scordati il significato della logica, della semantica, della glottologia, capito? Cioè tutte cose che apparentemente non servono un cazzo, ma che in realtà servono a creare l'uomo. Così la storia di questi nessi non è mai stata analizzata con scrupolo, per quella sorta di ritegno ad approfondire la questione delle prassi poliziesche sentite come intimamente ripugnanti, scrive Benigno. Quindi ti fanno prima ripugnare a certe prassi poliziesche e spionistiche, poi in un secondo tempo non te ne parlano perché sennò il lettore potrebbe avere dei problemi di ripugnanza. Avete capito la logica? Scrive Benigno. Loro la applicano, sì, la logica. Certo. Una reticenza prosegue che dai testi d'epoca è transitata nelle pagine degli storici. Il suggerimento dello studioso è quello di analizzare la malavita organizzata e le sue interrelazioni con la politica nello stesso modo asettico in cui ci serviamo quando ci applichiamo alla massoneria. Nessuno pretenderebbe scrivere di studiare i massoni ottocenteschi, tra parentesi, ma anche i novecenteschi, come se fossero solo massoni e non per dire patrioti, avvocati, socialisti, proprietari e terrieri e membri di associazioni dedite voi alla filantropia, voi allo spiritismo. Questa frase è di una importanza per noi stratosferica. Quando sentiamo tanti nostri amici complottisti, che basta che dicono la parola massone, questo è ragionano per monoliti. Sì, non riescono a capire che esiste nella massoneria una tale massa di individui i quali fanno di tutto e il contrario di tutto. È una spora. Direi. Guardate, io vi consiglio, cari amici, di leggervi questo libro. Questo è uno dei libri più importanti che voi potrete mai leggere. Ma è una modalità indotta quella di pensare per stereotipi. Eccolo qua. Io mi auguro che possano vedere. Comunque adesso lo leggo. Lo leggo. Il libro è un libro niente meno che di Galante Garrone. Filippo Buonarroti e i rivoluzionari dell'Ottocento, 1828-1837. Chi era Filippo Buonarroti? Filippo Buonarroti, tardo erede del grande Buonarroti, aveva fatto parte della congiura di Babeuf. Quando
Babeuf fu carcerato e condannato a morte, ne ebbe l'eredità da Babeuf, il quale lo incaricò di continuare la sua battaglia. Attenzione, è bello, importantissimo. Allora, Buonarroti, leggiamo qui le prime pagine della presentazione del libro. Buonarroti tra convenzionali e Bruxelles. Con la pubblicazione a Bruxelles nel 1828 della Conspiration pour l'égalité, Filippo Buonarroti non solo adempiva la promessa fatta più di 30 anni prima a Babeuf e ad Arte sui banchi dell'alta corte di Vendôme, quando tutti e due furono condannati a morte, non solo intendeva, è stato il colpo di coda della rivoluzione francese, quindi Babeuf e ad Arte sui banchi dell'alta corte di Vendôme non solo intendeva sottrarre all'oblio, agli insulti, alle calunnie, la memoria di quell'estremo tragico episodio della rivoluzione francese, ma era mosso da un pratico intento di azione politica. Che cosa è successo? Allora, dicevo, l'ultimo sprazzo della rivoluzione francese è stata la congiura degli eguali, che fu immediatamente stroncata dall'imperialismo nascente, che poi vide in Napoleone uno dei suoi esponenti più importanti. Che cosa voleva Babeuf? Babeuf era mosso da un principio, era il più comunista, il più comunardo tra tutti i robespierristi, e lui voleva portare alle estreme conseguenze il concetto di giustizia sociale. Attenzione, Buonarroti si salvò per il rotto della cuffia, però ritenne di dover continuare quella battaglia, che era una battaglia, attenzione, sostanzialmente egalitaria, rivoluzionaria, e oserei dire da socialismo rivoluzionario, tipo Sorel, tipo Mussolini, tipo Bombacci, questa gente qui, capito? Che cosa ha fatto però? Nel momento in cui lui è stato uno dei pochi che si è salvato, ha pensato bene di continuare la sua battaglia. Qual è stata la sua battaglia? La sua battaglia l'ha condotta all'interno della massoneria. Ecco quindi che spieghiamo come non è vero che la massoneria e soprattutto la carboneria è stata molto più rivoluzionaria come principio che non la massoneria, che era un'organizzazione puramente di potere, quale è oggi, di carattere borghese, tal che Gramsci lasciò questa lapidaria frase che per me vale moltissimo: la massoneria è il partito della borghesia. Che poi la borghesia, questi partiti, se li organizzi tra Partito Democrazia Cristiana, Socialdemocratici, Catto Comunisti, PD, Liberali, Repubblicani e quant'altro, altro discorso, ma sono tutti come principio base la massoneria. Quindi quando qualcuno... La massoneria conservatrice del sì, potere. Esattamente, allora quando qualcuno si riempie la bocca, massoni, massoneria, non significa nulla. Dipende quale ramo. Esattamente, mi devi dire di che si tratta. Ecco il punto essenziale di tutto questo discorso. E vedremo qui, perché succedono le peggio cose, cari amici. Vediamo. I patrioti, avvocati, eccetera. Lo stesso dovrebbe valere per lo studio di mafiosi, camorristi, malfattori del XIX secolo, che di sicuro non vivevano in un mondo separato e immaginario, dal cui humus criminogeno sarebbero stati autonomamente e misteriosamente germinati. Sono integrati in una variegata società. Quando ci vengono a dire gli americani si sono messi d'accordo con i mafiosi per invadere la Sicilia, no? Una parte. Gli americani sono stati costretti a mettersi d'accordo con i mafiosi, se no la Sicilia non la invadevano. Questa è la differenza. Perché ai mafiosi in America gli bastavano 2 giorni per far affondare sul tipo della decima mass tutte le navi al porto, ai vari porti. Ma cosa che hanno fatto quando hanno fatto lo sciopero dei portuali? Esatto. Ti ricordi? Gli hanno bloccato il porto e i rifornimenti verso l'Europa per 3 o 4 giorni finché hanno dovuto cedere. Esattamente. Allora, il famoso film, e vi invito a vederlo, chi non l'ha visto, con Marlon Brando. Bellissimo. Marlon Brando e con quel grandissimo attore che fa la parte del fratello di Marlon Brando. Mitchum. No, è quel grandissimo attore, una faccia un po' grassa.
un po' grossa, Fronte del Porto, il film, quello che fa la parte del fratello e cerca in tutti i modi di parare il fratello che si ribella al potere del sindacato, e poi alla fine viene ucciso e viene appeso proprio così sulla Rod Steiger. Una delle interpretazioni più belle di Rod Steiger. Allora andatevelo a vedere e capirete di che si tratta. Certo che è ridotto molto. Beh, lì l'aspetto politico, economico e anche bellico è di sfondo. È minimizzato, è veramente minimizzato. Comunque vale la pena di vederlo. Proseguiamo. Saltiamo alcune cose. Qui dice l'infiltrazione della piovra negli ingranaggi dello Stato. Oh, ma la cosa più bella è quello che sto per leggervi, cari amici. È quello che sto per vedere, state ben attenti a quello che dico, che qui di cazzate non ce ne sono. Ma l'uomo simbolo di questa stagione di passaggio di regime resta Liborio Romano, un liberale a cui Francesco II si era affidato negli ultimi giorni di regno e che aveva mantenuto i suoi incarichi al momento della dittatura di Garibaldi. Oh, cari signori, qua si sta a parlare di non a caso, no? Il gattopardismo. Ma Garibaldi, è giusto anche questo, arriva a Palermo con un migliaio, con circa 10.000, perché c'erano i 1.000 che erano partiti dall'Italia centro-nord, soprattutto dall'Emilia. E poi c'erano i picciotti, i bresciani, i genovesi. Questi erano un migliaio, sì, è vero. Poi c'erano i picciotti di Crispi e di altri noti esponenti rivoluzionari siciliani. Il tutto sarà arrivato a circa 10.000 persone. Quando Garibaldi assume la dittatura della Sicilia, a chi affida l'incarico di ministro dell'interno? A quello che controllava la popolazione attraverso il controllo della camorra e della mafia. Ecco lì dove la mafia si fa vedere esattamente per quello che è: un sistema di mantenimento dell'ordine. Di controllo. Liborio Romano. Quando io sento tanti, quando Garibaldi è arrivato in Sicilia ha nominato Liborio Romano. No, Liborio Romano c'era già prima, era stato nominato dal Borbone, cari amici. Cerchiamo di capire come stanno le cose, se no il resto sono tutte cazzate, bambinaggini, capito? Infantilaggini, bischeraggini, direbbe un certo regista toscano, il quale mi auguro prima o poi dia questi attributi anche alle chiacchiere di Renzi, perché è la stessa cosa, no? Fanciullaggini e bischeraggini, capito? Liborio Romano. Di più, Liborio Romano aveva gestito la transizione dal regime borbonico a quello garibaldino, garantendo l'ordine pubblico grazie a un esplicito accordo con i principali boss della malavita organizzata. Cosa vuoi di più? Che cosa dobbiamo dire di più? Accordo che si perpetuerà nelle prime settimane di gestione del potere da parte dell'erode Due Mondi, il quale ovviamente io sono e sarò sempre un grande ammiratore del Garibaldi, anche e soprattutto era perché un gran figlio di puttana, ha fatto visto con l'occhio del gran figlio del grande pesce cane. Ha fatto pesce cane, no, perché è morto povero e è nato povero. Ma pesce cane nel senso di dominatore del mare. Dominatore della scena. Esattamente. Ha fatto fucilare una trentina di preti, io ne avrei fatto fucilare molto di più, ma comunque per il resto lui era un ateo convinto anche lui, andiamo avanti. Aveva capito bene tutto quello che c'era da capire. Accordo, sì, ma non poteva fare diversamente. Accordo che si perpetuerà nelle prime settimane di gestione del potere da parte dell'erode Due Mondi, al punto da mettere in agitazione il comandante dei carabinieri. Poi il bello è che ci sono dei comandanti carabinieri che si stupiscono. Ad esempio, noi abbiamo l'esempio di uno
che si vantava di avere sconfitto le Brigate Rosse e poi si è fatto assassinare come un bambino dalla mafia. Oh, cioè, il generale della Chiesa, lo so. Che già aveva partecipato. No, ma il bello è che andava in giro senza scorta, in una macchina non blindata, con la moglie incinta, ma sono cose da sparare. No, da sparare. Ma lui aveva l'assicurazione di quelli che, con cui lui era in rapporto, bravo, il e non l'avrebbero toccato. Sei fatto, però bravo. Non aveva considerato che c'erano i sottopanza, a cui stava sul caso. Ma, è ovvio, no? Ma io non lo so. Ma tu ti vanti di avere... Non avevo capito come funzionava. Cioè, e tu ti vanti di avere, no, sconfitto le Brigate Rosse. Proseguiamo, cari amici, perché siamo lì. Se avesse saputo chi erano le Brigate Rosse, ma aveva, avrebbe fatto tutt'altra cosa. Aveva fatto la guerra contro il bandito Giuliano, era lui. Lo so. Lui era ufficiale, in subordine, credo che fosse... Un capitano. Nemmeno capitano, forse tenente. E aveva creduto al fatto che un certo capitano aveva ucciso durante un conflitto a fuoco dentro bene il bandito Giuliano. Figuriamo. Sono cose incredibili, cari amici. Cose incredibili. Eppure avvengono. Allora, al puntamento in citazione, il comandante dei carabinieri, generale Trofimo Arnulfi, e basterebbe questo nome per dire. Perché è proprio che il 29 novembre del 1860 così scriveva a Spaventa, niente po' di meno che l'intellettuale, grande storico intellettuale Bertrando Spaventa e filosofo, la feccia al presente più temibile in Napoli sono i camorristi, audaci, sanguinari ed armati, sono costoro padroni della sicurezza pubblica di mettere in azione con denaro i lazzaroni e danno a danno di coloro che si potranno vedere terrificati. Ma insomma, che cosa vogliamo aggiungere? Una missione di debolezza. Cosa ha detto Trofimo? Caro Trofimo, avevi ragione, ma non avevi ragione, capito, caro Trofimo, a scandalizzarti. Questa gente, secondo il generale, è senza dubbio alcuno vera canaglia. La miseria, su, che bella bambina che c'è qui. Devi andare su? Arnulfi su puoi andare. Annuncia il proponimento di parlarne con il luogotenente di Vittorio Emanuele II, opinerò per un colpo di Stato contro i camorristi. Vuole fare? Un colpo di Stato contro i camorristi? Ma io non lo so. Il cervello bucato però. Oh, questo è il generale dei carabinieri, Trofimo! Vuoi fare il colpo di Stato contro i camorristi? Non toccare la cucina però, Ok. È complicato contro i camorristi in carica, poiché non si potrà essere sicuri finché parte dell'autorità sta in loro potere. Ma porco Giuda, ma generale dalla Chiesa, che hai sconfitto le cosiddette Brigate Rosse, ma non hai letto quello che scriveva il tuo antecedente Trofimo? Ma io non lo so. Io sto ripensando un'altra cosa, il signor della Chiesa sicuramente quando lavorava in Sicilia lavorava per una delle fazioni atlantiste, come per una delle fazioni atlantiste lavorava quando era la caccia alle Brigate Rosse. Indubbiamente. E gli hanno raccontato un po' di cazzate. Appunto, ma per quale ragione lo volevano far fuori? Questo mi stupisce. Eh sì, c'era un qualche motivo, forse perché non avrebbe, avevano paura che parlasse. È fuori discussione, tant'è vero che come racconta Giorgio Pisanoro, che era nella commissione mafia del Senato, quando era senatore, quando fu ucciso dalla Chiesa, che fu ucciso durante una notte, in quella notte gli aprirono la cassaforte di casa sua a Palermo e gli portarono via tutti i documenti che c'aveva. Non se ne parla più, non lo dice più nessuno. A qualcuno servivano? A cacchio, al ministro dell'interno dell'epoca, con la sicurezza, che vedi caso, come tutti i ministri, era un bel massone, diciamo. Oltre che massone era anche mafioso. Allora, questa gente, secondo il generale, è senza dubbio alcuno vera canaglia. Arnulfi annuncia il proponimento di parlarne con il luogotenente Vittorio Emanuele II. Opinerò per un colpo di Stato contro i camorristi in carica, poiché non si potrà essere sicuri finché parte dell'autorità sta in loro potere.
ma la stampa torinese saluta l'integrazione dei camorristi nel nuovo regime come un positivo segnale del mutamento, degli orientamenti profondi della plebe napoletana. Nota fino a quel momento mortificante per le sue tendenze controrivoluzionarie e sanfediste. È quello il punto. La plebe napoletana era sanfedista. Tant'è vero che la plebe napoletana concorse nei massacri degli esponenti della Repubblica Partenopea 1799 agli ordini del Cardinal Bagnaia e sotto le insegne e sanfediste che inneggiavano, che portavano l'immagine della Madonna. E guai che non ci fosse la Madonna. Come fai a fare i massacri dei cattivacci, ci deve essere rivoluzionari? Ci deve essere sempre la benedizione e la salvifica della Chiesa. È naturale. Allora, ma qui poi guarda, ci sono delle cose che mi interessano pazzesco. Comunque questo va letto, qui c'è un quadro dedicato alla morte di quelli che avevano partecipato alla spedizione di bambini diranno, ma che cazzo siamo matti dalla alla spedizione di Pisacane. Anche lì bisognerebbe vedere un po' come stanno le cose. Comunque qualcosa leggiamo ancora. È lungo questo articolo. Pisacane è stato indotto in errore chiaramente, ma certamente i fratelli Bandiera, certo. Fratelli Bandiera. È stata una trappola assoluta. Mazzini e i fratelli Bandiera gli scrivevano: non andate, che vi fregano, è una trappola. Questi non hanno voluto dar retta. Mazzini poi era intercettato, queste lettere erano intercettate da uno spione inglese che intercettava le lettere di Mazzini, capito? Che i fratelli Bandiera, che stavano a Corfù, che stavano da quelle parti là, c'era, figli c'era di un ammiraglio di Venezia, di Genova mi pare, erano intenzionati di andare a portare il loro aiuto alla rivolta calabrese, che non c'era. La rivolta contadina, si erano inventati che c'era, infatti, per poter fregare quei poveri. Vabbè, li hanno presi e ricordo, furono fucilati tutti nel vallone di Rovito. Ah, allora... Altrimenti detto Roveto. Tra gli altri c'era uno che mi ha fatto tanto, sempre tanto bene, si chiamava Anacarsi Nardi, un nome chiaramente romagnolo, cognome Nardi, chiaramente romagnolo, morto giovanissimo, tutta gente entusiasta, pensava di fare chissà che. Vabbè, lasciamo stare. Quelli poi tra l'altro, eroi veri dimenticati. Sì, sempre dimenticati. Allora, 1844. Vallone di Sapri. No, quella di Sapri, 1857. Sì. Fratelli Bandiera, 1844. Certo. Spigolatrice di Sapri, 1857. Ad esempio, e qui ci vogliamo divertire ancora. Ad esempio, il deputato siciliano Paolo Paternostro. No, tu pensa all'evoluzione che ci ha avuto l'agricoltura, no? Sì. L'azione di spigolatura era una fase terminale della trebbiatura. Mamma! Vabbè, aveva una funzione sociale importante. Quando si poteva impedire la spigolatura ai proprietari del terreno, non poteva impedire. Quindi era una funzione storico-sociale, agricola ed economica. Esattamente. Io mi ricordo ancora. Nel 45, quando poi lasciai la Romagna e andai in Toscana, in Maremma, dove già la trebbiatura si faceva con le mieti trebbie, sì, che mietevano e trebbiavano assieme. Sì. In Romagna la trebbiatura si faceva ancora con sulle aie, con i due bastoni, un bastone legato all'altro e battendo un bastone cadeva a piatto. Certo, no, certo. Quindi che cosa vuol dire la trasformazione sociale? Ma la trasformazione tecnologica soprattutto. E quindi anche poi sociale. Bisogna ricordare sempre che la trasformazione sociale in realtà non è mai stata dovuta alle lotte sindacali, lavorative. Assolutamente no. Ma all'innovazione tecnologica. È naturale, dobbiamo ricordarlo e tenerlo presente. Ma di questo si fanno forti i retrivi, i conservatori. No, ma soprattutto per dare addosso quelli della triade sindacale, esattamente. Sono mortacci. Esattamente, per dare addosso alle
giuste e sacrosante ricette e richieste dei lavoratori. E a tutt'oggi è lo stesso, no? Dice, guardate che tanto noi vi possiamo sostituire con la macchina. No, tu non devi sostituire con la macchina, perché se tu puoi sostituire fino a un certo punto, perché per il resto tu non puoi... C'è la funzione sociale del lavoro. Appunto, non puoi inibire la vita delle persone, che sono le cose più importanti. Comunque, a patto quello che hai detto tu, la camorra e la mafia restano quello che erano allora, perché i metodi, i sistemi le logiche... Evolute anche loro tecnologicamente. Tecnologicamente, dopo le pistole e i mitra, piuttosto che i pistoloni e i fucili tromboni. A trombone. Però per il resto la logica è quella. Proseguiamo. E qui è anche questa la cosa da ridere. Ad esempio... Il deputato siciliano Paolo Paternostro, tanto per dire quanto sono questi nomi importanti, no? Il 5 giugno 1875 disse in Parlamento che chi usava quel termine si adeguava ad una moda. Il primitivo senso di questa parola si è alterato ed oggi mafia pare voglia dire tutti i reati previsti e direi anche non previsti dal codice penale. Molti prefetti chiamati a definire i mafiosi si imbrogliano, hai capito? Sono i prefetti che si imbrogliano. Ma proprio in quell'occasione Diego Tajani, un nome che mi dice qualcosa, Tajani, ex procuratore del re di Palermo, Tajani è sempre lui, quindi l'attuale Tajani, uomo di Berlusca, e sempre procuratore, certamente, a capo magari di veline invece che... tra i capi dell'Unione Europea, oggi è appunto un Tajani di quel calibro lì. Ex procuratore del re a Palermo, in quel momento deputato nelle file dell'opposizione, si disse certo dell'esistenza di quell'organizzazione malavitosa. Allora, Tajani, nel 1875, in un intervento del Parlamento, dice: no, cazzo, io sono certo che esista la mafia, capito? Quando Garibaldi si era già messo d'accordo con lui nel 1861, interessante, con loro, scusa, non con lui. Allora, poi pensa che cosa disse Tajani. Guarda quella bambina. Sì, pensa cosa disse Tajani. Il negare che la mafia esista significa negare il sole. Ma io, cari amici, voglio dire, ma è possibile che nell'interno del Parlamento italiano, nel 1875, c'era chi diceva che la mafia non esisteva? E chi diceva no, invece la mafia esiste? No, ma che si discutesse... era funzionale alla loro azione politica il riconoscerlo o non riconoscerlo. Indubbiamente. Non era una semplice constatazione. Ma fino a qualche anno fa c'era qualcuno in Sicilia che continuava a dire che la mafia non era mai esistita, no? È qualcosa che si vede, che si sente, che si tocca pure troppo. Che se caso diceva Tajani. Tajani racconta di come, giunto a Palermo e resosi conto dell'andasso, e cioè della cogestione dell'ordine pubblico affidata ai criminali, avesse scritto una lettera a una persona autorevole per chiedergli a che gioco si giocava. Ma oddio, ma dove stiamo? Tajani arriva a Palermo, si rende conto che la mafia gestiva il potere per conto del governo piemontese e scrive a una persona autorevole, chissà chi è, dice: ma cazzo, che cazzo stai facendo? Che cazzo mi hai mandato a fare qua? Io avrei preferito che il generale della Chiesa avesse scritto delle parti, bravo, una lettera uguale a Andreotti, perché Andreotti è stato quello che ha mandato dalla Chiesa a farsi ammazzare a Palermo, no? È passato un secolo e, esclusa la piccola parentesi fascista, durante la quale Mussolini si era permesso di perseguitare la mafia, e lì non bisognava perseguitarla, capito? Che infame questo fascista, che infame, vai a infastidire la mafia, ma roba da non crederci. Ma com'è, c'è tutto nel film Il Padrino, ricordiamoci, si vede tutto.
e questi aveva risposto che solo arruolando i mafiosi si sarebbe potuto poi debellare la mafia. Ragazzi, è la stessa cosa che hanno fatto gli americani quando sono sbarcati, o no? Hanno preso i mafiosi e li hanno fatti diventare tutti i sindaci delle città a Palermo. Poi li hanno nominati a capo, man mano che risalivano l'Italia, no? Governatori vari. A governatori vari, compreso Roma. Dopodiché, siccome erano governatori, non erano più mafiosi. Cioè non era la mafia che governava l'Italia, come oggi, no? Ma siccome gli avevano cambiato nome, non era come oggi non sono più complottisti. Esattamente. Basta che tu fai il Presidente della Repubblica, non sei più presidente complottista. Esattamente. Non sei più delinquente. Esattamente. Non sei più un mafioso. Ricordiamoci. Sei Presidente della Repubblica, non sei più mafioso. Esattamente. E noi ricordiamo che abbiamo più volte dichiarato essere l'attuale Presidente della Repubblica, niente meno che un esponente della mafia, alla quale è stata affidata, bontà loro, da lor signori, l'incarico di gestire questo paese. Prima c'era solo un massone, adesso c'è un massone che è anche mafioso. Ma non un mafioso di secondo grado, massone di 34esimo grado, grosso. È mafioso di vari livelli. Essendo quindi figlio di uno dei mandanti di Portella della Ginestra. Mi dicesse il contrario. Però ma loro me lo devono dimostrare. Io dico le cose perché le so. Allora, attenti, diceva l'ex procuratore di Palermo, la mafia, che all'epoca si chiamava con due F, mafia, come dire fica, con due F, esiste ed è temibile non tanto perché è pericolosa in sé, ma in quanto strumento di governo. E no, perciò, sai perché si chiamava per due? Forte. Il due F. Perché è una di quelle parole di ritorno. Noi abbiamo riadottato la parola inglese, americana. Sì, è vero. E perciò forte di una rete invisibile di protezione. Il dado era ormai tratto, con un improvviso cambiamento tattico, uno dei capi della sinistra, niente po' di meno che Agostino Bertani, cercò di approfittare del discorso di Tajani per un affondo contro la destra. Allora loro si lottavano tra di loro, non è che fregasse tanto la mafia, come adesso, più nemmeno, chiedendo un cambio di sistema che significa anzitutto un mutamento di classe dirigente. E di lì a un anno, nel 1876, oltre un secolo fa, destra e sinistra si dettero il cambio, come vuoi. Se danno il cambio, democrazia, democraticamente, no? Io do una cosa a te. Democraticamente fanno anche lì il ruolo delle parti, no? Una mano lava l'altra e tutte e due rubano, come si diceva, come si dice in relazione di quella che viene chiamata la mafia romana. Dopo il passaggio a sinistra e la salita al governo di Agostino De Pretis, le cose andarono anche peggio, capito? Non è che andarono pure peggio. A Palermo giunse come prefetto Luigi Zini, noto per avere